La Green Sport Italia SRL, proprietaria delle quote del Teramo Calcio, non è più sotto custodia giudiziaria. La società Veicolo che ha acquisito la maggioranza del club biancorosso lo scorso mese di novembre torna libera. Questa è la decisione del Tribunale di Roma, attesa tra ieri e oggi, e che è arrivata in mattinata. Liberata la Green Sport ma non la Edil Green, società di Massimo Chierchi, amministratore unico di missionario, ma che resterà in carica fino all'assemblea che sancirà il suo successore nella gestione di Teramo Calcio. Cosa vuol dire questo che era ritenuto un passaggio atteso da giorni? Tradotto significa che la maggioranza ora può essere eventualmente ceduta con una trattativa tra un nuovo compratore, se ce ne fosse uno, e lo stesso amministratore che può decidere se dismettere o meno del 60%. La questione, che può sembrare secondaria, potrebbe non esserlo: nel senso che adesso per acquisire il controllo di Teramo Calcio bisogna non più passare attraverso il vaglio del foro capitolino, ma attraverso gli interlocutori che ne hanno avuto la reggenza in questa stagione sportiva cedendo Green Sport che detiene le quote del Teramo si cede anche il controllo del sodalizio biancorosso. Nulla cambia però dal punto di vista della battaglia legale in corso e che dovrebbe vedere ad inizio settimana prossima la pronuncia del collegio di garanzia del CONI che tuttavia difficilmente ribalterà la situazione già evidenziata da Covisio e Consiglio Federale a quel punto anche il primo cittadino di Teramo, Gian Guido D'Alberto potrebbe scendere in campo in prima persona per assicurare un futuro calcistico al diavolo anche con un salto indietro di categoria. Anche perché è complicato pensare che lo sblocco possa modificare gli equilibri finanziari del teramo contestati dalla società di revisione e poi palesati dall'organo di vigilanza delle società professionistiche. Difficile dire cosa cambierà negli equilibri con Giuseppe Spinelli che nel frattempo ha abbracciato d'Artena l'ex tecnico biancorosso Genore Maurizi. Continuerà ad avere interesse a subentrare anche del Teramo? Ad oggi, ma il condizionale è assolutamente d'obbligo, parrebbe di sì. Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma il tempo passa inesorabile, anche se la notizia di questa mattina smuove un pochettino la calma piatta di questi giorni di luglio.